Allora, siamo arrivati alla 42esima edizione del Palio Remiero, è un palio improntato principalmente con una prima attenzione alla sicurezza, perché come associazione abbiamo lavorato per circa un anno per rifare le balconate di poppa e di prua dei tre galeoni, rifatte interamente, anche dove si arrampicano i timonieri. Abbiamo rifatto completamente i pali perché prima erano in legno, adesso sono stati progettati, costruiti e certificati da un'azienda che praticamente costruisce attrezzature per i circhi. Quindi abbiamo puntato principalmente sulla sicurezza. Contentissimi di vedere sempre un lungolago strapieno della cittadinanza che sempre sono vicini. Abbiamo trovato molti turisti che sono passati in questi giorni e ci hanno chiesto informazioni. E principalmente pensavano che i pali erano dei cannoni dove si sparavano i fuochi artificiali, poi invece abbiamo spiegato le motivazioni dei pali che sono piazzati sul lungolago. La serata è ottima, perfetta, abbiamo avuto un cielo che sembrava dipinto, tutto è andato bene, adesso aspettiamo di vedere con le finali quale sarà la società, la squadra che si aggiudicherà per la prima volta il nuovo trofeo di quest'anno, perché ricordo che il trofeo precedente è stato definitivamente assegnato alla Canottieri Intra perché ha vinto le ultime due edizioni consecutivamente, quindi il trofeo precedente è stato assegnato. Quest'anno partiamo con un trofeo nuovo, con una linea di coppe nuove che riprendono, visto che avevamo avuto i mondiali qui di calcio quest'anno, riprendono anche un po' il discorso dei mondiali. Comunque la serata sta andando benissimo, le squadre sono state tutte correttamente, hanno vogato all'interno delle piste che sono state fatte e quindi la serata sta proseguendo benissimo.